ragazzi, ben ritrovati su Amnesia, il nostro solitissimo gioco horror. Andiamo a continuare e vediamo se questa sarà finalmente l'ultima puntata. Finalmente, tra virgolette. Comunque andiamo a vedere. Ed eccoci qua ragazzi, guardate. Crack! Rifugio sacro. Eravamo giunti proprio qui. Siamo passati attraverso questo tunnel, una fatica ragazzi micidiale nella puntata precedente. Oggi come sempre saluterò qualcuno, ormai è prassi che io saluti delle persone durante i miei giochi, ma andiamo al rifugio sacro. Il rifugio sacro. Ciao rifugio sacro. Noi entreremmo, ma non siamo felicissimi. Vai Daniel, oggi non mi deludere. Porca di quella vacca. Porca asina. Quindi questa cosa che non so come sia. La porta, vai. Non mi piace fare il corso con... Forse contro il tempo. Allora, vediamo un po'. Qui simboli in terra. Qui c'è un altarino. Mi sono fatto male, no? Perché sono un pirla. Io vado a toccare le cose che pungono. C'è un capello in bocca. Scusate, però mi dice di toccarlo. Cioè, mi fa male perché devo toccarlo. Oh, porca. Allora, che cosa sarebbe? Non lo so se sarà l'ultima puntata questa. Vediamo un po' di là. Cosa si è aperto? Un altro altare. Che culo. Due altari. Adesso mi pungo ancora. Per fortuna una letterina e leggiamola subito. 19th of August 1839. It's not fair. I'm not to blame. I've been manipulated by that demon. He played my guilty conscience and duped me into facing the shadow alone. That vile, conspiring man. He expects me to meet my death as he steals power beyond imagination. Alexander, I will kill you for what you have done. If only the shadow had caught me in London or Algeria, I wouldn't have to suffer this humiliation. You made me a murderer. A monster. And now, I merely await my death. I am too weak to press on. I can hardly stand as my knees fail me. I cannot see as my eyes... La tristezza sto gioco. Daniel, stai calmo. Fanno un cazzo. Hey. Porca vacca. Daniel, ripigliati. Dai, Danielino, su, dai, tirati su. D'accordo, queste prime due stanze le avremmo visitate. La porta non si apre, ma chiaro, chiaramente non si apre. Perché? Perché questo gioco è così. Cioè, se
sento molto milanese oggi, eh. Allora, non abbiamo olio, innanzitutto, vedo. L'ultima annotazione del prigioniero. Va bene. No, ma ce l'abbiamo l'olio. Che stai a dire, Daniel? Non mi fare i scherzi. Vedi? Ce l'abbiamo. Come stai? Come sempre stai. Quindi dobbiamo cercare un modo per aprire quella cazzo di porta. Bloccata, perché tanto le porte si sono già aperte. Yeah, dai Danielito, sus, che famos qui con queste robe che non sappiamo cosa servono. Accendiamo un lumicino. Allora, siccome qui ci sono... No, no, cacchio, no, non dirmi che non si possono usare questi sassi. Volevo la mia idea, la prima idea che mi è venuta è mettere qualcosa lì. Ma... Oh no! Surprise! Che bello! Cioè, ci facciamo del male ora passando, vero? Molto male anche. Però si è aperta la porta. Oh cazzo. Ragazzi, è uno schifo, ma ci devo passare. Per forza. Ma poi? Quindi abbiamo aperto questa porta così per nulla. O da qui siamo arrivati e la porta è quella là. Get away. Shouldn't do that. Sì, ho sbagliato porta, capito? Ho fatto la figura della pizza. Perché sei tutto chiuso ora?
aspetta, Daniel, aspetta. Non abbiamo neanche Laudano da dargli. Cioè, siamo usciti, quindi non si passa più. Basta. Fine dei giochi. L'unica cosa è tornare nella stanza delle sfere. Due sfere, raga. Ah, non è la stessa stanza. I was wondering if you were going to show up. I see Agrippa convinced you to run some errands. Tell me, is everything nice and clear now? Am I the villain? Good and evil. Such comforting concepts, but hardly applicable. Are you so blind that you see no good in me or evil in Agrippa? Ragazzi, come ho detto all'inizio, io vorrei salutare qualcuno. Chi sarà oggi? Il Fortunello. Senta, buon uomo, quell'uomo, posso venire un attimo accanto a lei per discutere dei fatti del giorno? Buongiorno. Non è Agrippa questo? No, Agrippa, gli abbiamo tolto la testa. Non mi segnala nulla, ragazzi. Ah, ecco qua. Oh, cazzo. Va bene. Torniamo ai nostri saluti. Io non vorrei salutare una persona sola, ne voglio salutare 8.000! 8.000 fanzoni! E sono loro gli amici che mi tengono compagnia. Molto spesso e soprattutto molto volentieri. Do you see it? E la Madonna! Isn't it beautiful? I can finally return home. Io vorrei buttarci la testa di Agrippa qui. Il portale sarà aperto molto presto. I am soft death. You won't be able to return. You are still tainted. No, you fool! You have ruined us! Così esaltata nei miei saluti che cos'è, che cos'è? Ah, posso camminare. Cioè, sono morto, sono in There he is. Do you see him, Vaya? He deserves so much more. Sì. Però io dove sono? In paradiso? Please, help him. I know you can. Chi aiuto? Senta, soffro di vertigini perché davvero io andare lì... Che devo fare qua? Non sto capendo nulla. Don't worry, Daniel. It will be all right. Sono convinta, guarda. Non so perché, ma non mi fido. Ma io dove ho il microfono? Me ne accorgo solitamente alla fine che ho il microfono qui. Allora, andrà tutto bene e d'accordo. Cioè... È finito il gioco!
posso credere, siamo morti quindi. Ho un attimo così di... cioè... siamo morti. Va bene. Comunque sia, ragazzi, aspettiamo, ecco, fine proprio, fine. C'è speranza che resusciti un attimo Daniel. No, Daniel. Mi manca già. Mi manca Daniel. Niente, sto aspettando che qualcosa capiti schiacciando magari. No, ecco, caricamento, fine proprio. Ragazzi, fine. Il gioco è terminato in questo modo, qua, praticamente. E abbiamo perduto la vita per salvare, diciamo, le anime, l'anima di Alexander, se non erro. Correggetemi se sto sbagliando, ma io l'ho capita così. Comunque il nostro Daniel, diciamo che era anche troppo ansioso nel suo comportarsi, aveva paura di tutto, l'abbiamo visto tremare, cadere, gli ho fatto fare anche delle minchiatone, cioè sì, lo ammetto perché mi sono divertita. Comunque diciamo che il gioco in sé è da 6,5, dai, diamoci, siamo buoni, è da 6,5. Io mi sono divertita abbastanza nel farlo, ho preso anche abbastanza squagli, cioè paure, spaventi, e mi sono sì divertita. Quindi ripeto, un salutone ai miei fanzoni del gruppo MDM, loro sanno che mi riferisco a loro. Un bacio a tutti ragazzi, a voi che avete seguito questa serie, e il video finisce qui perché ragazzi non c'è altro, non c'è null'altro da dire. Daniel è caput e noi ci rivediamo molto ma molto presto con una nuova serie. Che cosa sarà? Non ve lo